questo nostro momento, del quale devo dire che ne avrei fatto volentieri a meno. Ecco, io ho ritenuto di dover intervenire ancora sulla vicenda che voi tutti conoscete, per ribadire senza sbavature che tuteleremo il marchio del Green Italy in ogni sede ed in ogni luogo che sarà opportuno. Dopo aver preso conoscenza dal sistema della comunicazione che gli organi investigativi e il Ministero delle Politiche Agricole e anche il Ministero della Salute del nostro governo hanno considerato destituite di ogni fondamento e inutilmente allarmistiche le informazioni in merito all'inchiesta pubblicata sul settimanale L'Espresso nella giornata di ieri. Allora, un inizio di Green Italy assolutamente sereno, festoso, generoso, bello da vivere anche se come sempre intenso, che ha creato a me e credo a tutti estremo dolore da quello che è venuto fuori. Però dopo il momento, come dire, del dolore, il momento della indignazione e quindi anche il momento della doverosa reazione. Lo scandalo su cui tutta Green Italy è impegnata, diciamo, dimostra la fase di difficoltà che il nostro settore vitivinicolo italiano sta incontrando. La colpa non è di chi l'ha tirato fuori, ma di chi ha fatto imbrogli. Non è la colpa dei giornalisti. I giornalisti riportano la realtà, poi è chiaro, uno può enfatizzare o meno. Purtroppo sappiamo bene che una delle regole del nostro lavoro è che le cattive notizie vaggiano più velocemente delle buone. Però è anche vero che questo scandalo è frutto di una mentalità tutta italiana, che è quella della continua compressione sui prezzi che c'è stato ultimamente, e quindi paradossalmente, nonostante ci sia eccesso di uva in Italia e nonostante il mercato dello sfuso sia in crescita, ci sta ancora chi ritiene di aggiungere dei margini di profitto facendo delle pratiche illecite. Io non credo che ci sia tanta differenza tra chi mette veleno e chi mette zucchero. C'è sicuramente una diversità di danni all'organismo, ma la mentalità che porta a fare queste porcherie è la stessa, è quella là di considerare l'Italia, i consumatori, un sacco da riempire con qualsiasi cosa, e non si capisce invece che quando noi facciamo del male al nostro paese, alla fine facciamo del male a noi stessi. Sono altrettanto convinto che vada isolata certa stampa come L'Espresso, che con una copertina che tutti criticano e tutti censurano ha di fatto favorito i nostri concorrenti stranieri. Questo noi dobbiamo, con le nostre possibilità, impedirlo ed interdirlo. Bene, niente, ieri proprio qui al Vinite gli è scoppiata questo fulmine a ciel sereno di questo grosso scandalo che tutti quanti ne stanno parlando. Sembra quasi una cosa orchestrata per farla venire fuori in questo momento, che è il momento più importante del nostro settore, perché il vinile è la manifestazione prima non in Italia ma nel mondo, dove abbiamo anche dei dati confortanti sull'esportazione, che dei dati che abbiamo è in crescita, e questa notizia senz'altro farà del male, perché in questi giorni si parlerà molto di scandali, e sapere che i scandali, come in tutti i settori, sono cose molto limitate e frutto di 4-5 delinquenti che purtroppo nel settore esistono sempre. Voi sapete che si tratta di un'indagine vecchia, ma che però è stata fatta esplodere contestualmente all'inizio della più grande manifestazione al mondo del vino, in maniera e con modalità di intervento sul marchio del Green Italy e strumentalizzandolo a titolo giornalistico, e che non può assolutamente essere macchiato da iniziative di copertina quale quella dell'Espresso
frutto a mio avviso di grande superficialità e da obiettivi di cassetta. Questo non è tollerabile. Mi spiace che la stampa usi occasioni così importanti per il sistema produttivo italiano per lanciare dei messaggi forse non corretti, direi, non completi. Si sapeva di un'indagine importante da parte delle autorità. Il fatto che poi questa esca come una notizia bomba nel mezzo della fiera più importante per il vino italiano non fa certo bene al sistema vino, non fa bene alle aziende serie, soprattutto ai sistemi produttivi impegnati sul fronte vero della qualità. Detto questo, i responsabili vanno sicuramente perseguiti e dobbiamo ritornare al valore delle denominazioni. Abbiamo visto che gli scandali, quando scoppiano, raramente colpiscono dei sistemi produttivi organizzati, controllati, dove si conosce benissimo chi fa l'uva, quanta ne fa, dove viene imbottigliato il vino e chi lo vende e dove va venduto. Il gravissimo danno creato da tale copertina sta già avendo riflessi molto negativi nel mondo, già a cominciare da questa mattina, già a cominciare dai paesi ben noti ai produttori di vino. Per costruirsi una reputazione ci vogliono anni di impegni, di sacrifici, per macchiarla ci vuole un minuto, forse anche meno. Ecco, qui il grave è che non l'abbiamo macchiata noi, ma ce l'hanno macchiata gli altri. Ma anche abbiamo bisogno della professionalità dei comunicatori a difesa dell'eccellenza del Made in Italy. Dobbiamo tutti essere professionali, dobbiamo tutti essere sereni, dobbiamo tutti essere in buona fede. Presidente, una domanda per Toni Italia Oggi. Volevo sapere con chiarezza, pensate di avviare qualche azione legale nei confronti dell'Espresso nelle prossime settimane oppure no? Mi pare che siamo già stati abbastanza chiari e, perché non fosse frainteso, non solo l'ho ribadito ma l'ho scritto ieri sera e parlando magari anche sui giornali ieri sera stamattina. Quindi questo è certo. Sei stato battezzato, ahimè, Made in Italy da giornali che non dovrebbero usare questi scandali per parlare male del nostro paese, è una cosa che va di moda, forse va di moda di più perché ora ci sono le elezioni, ma a noi che ci occupiamo di vino non interessa. E comunicare è un fatto, perché è un fatto che ci siano persone senza scrupoli che fanno queste bevande che escono col nome vino. È un fatto. Il problema è che bisogna inquadrarle nella maniera giusta e non bisogna assolutamente fare lo scandalo per gettare, dare un'immagine del nostro paese che non è. Queste persone senza scrupoli sono anche persone, a mio avviso, poco intelligenti, perché se andassero a comprare del vino di bassissima qualità in Nord Africa, anche in alcune zone della Sicilia, forse spenderebbero appena di più e non incapperebbero in problemi di questo tipo, perché ora qui c'è il vino adulterato, è una cosa seria e io mi auguro che siano puniti al più presto possibile. Quello che invece non va assolutamente è che ci sia un giornalismo curioso che su queste cose fa scandalo, che ne parlino persone che di vino non ne sanno nulla. Non voglio avere un atteggiamento snob, però bisogna prima conoscere i fatti e comunicarli nel modo giusto. Sembra che qui al Made in Italy ci siano 150.000 pazzi che parlano e raccontano di vino, mentre ci sono dei saggi nelle loro redazioni che scrivono cose, scandali pazzeschi, mettendo nel calderone tutte le persone che qui con fatica lavorano attorno al mondo del vino per comunicarlo, per dire che il nostro vino è grande, è importante, è uno dei migliori del mondo, sarà sempre uno dei migliori del mondo e forse diventerà il migliore in assoluto, e in certi settori lo è. E in parallelo questa comunicazione folle che non capisco. Cosa c'è dietro? C'è una regia? Non lo so, non mi interessa. La realtà dei fatti è che sotto elezioni si deve sempre fare un po' di demagogia e si deve tenere alta la tensione. Ci stanno riuscendo, però all'estero cosa pensano? Parlavo con un enologo francese poco fa e mi chiedeva spiegazioni, dice: ma che significa? Voglio dire, e io non sapevo francamente cosa dire, perché per un francese gettare tutto questo schifo sul proprio paese non è possibile, per noi italiani è possibile.
se ho capito bene la motivazione, storpiatura del marchio. Sì, adesso io bisogna essere precisi. Sì. Lei ritiene che con la storpiatura del marchio, io capisco tutto, abbiamo scritto, ma con la storpiatura del marchio, Velen Italy, lei pensa di poter fare causa all'Espresso? Questa è una valutazione che farò, che faremo e verrà guardata ovviamente attentamente. La mia idea è che sia stato sbagliato e io questo voglio denunciare in maniera ulteriormente ancora severa, che si è intervenuti la copertina sul marchio Vin Italy strumentalizzandolo a titolo giornalistico. Questo io ho detto, poi ho usato anche termine storpiatura perché mi veniva a dire rapidamente così. Fatti tecnici saranno valutati, questo è l'approccio che è stato dato e noi intendiamo interdire questo tipo di approccio perché non abbia mai più ad accadere.